ha fatto la prova. Ci guarda tutte le erbe. Allora, cosa stai facendo? Allora, adesso sto mettendo della erba cipollina da regalare a voi per fare i piatti buoni. L'erba cipollina. E ciò dove si mette? Si può fare una zuppa di patate, poi ho messo quelli lì, porro. Porro? Porro disidratato e cipollina. Tutto sempre delle erbe di montagna, che è un'azienda fantastica. E tanti nell'intervista mi hanno chiesto dove prendevo le erbe. C'è gente di Cuneo che andrà direttamente, perché è una ditta di pianifei che peraltro lavora anche con aziende straniere, perché tante erbe arrivano da Bangladesh. Ci siamo incontrati per caso nel tuo e questo è un locale che ho aperto con mio marito, perché alla veneranda età di 56 anni non c'era lavoro, ci siamo dovuti inventare qualcosa. Beh, mi sembra molto interessante. E quindi ci siamo inventati qualcosa e siamo molto contenti, anche se dopo un anno ci accorgiamo che l'idea dello sfuso non è così presa e accolta, perché tutti sono abituati a comprare le cose già impacchettate. Invece l'idea mia, che ho preso come esempio in Olanda, era proprio quella di avere lo sfuso per evitare tutto il packaging, evitare tanto spreco di plastica, di carta. Ma poi anche più, è meno trattata. Invece, questa roba. Assolutamente, molta, molta è bio, completamente bio. E quindi mi occupo di prendere le cose da aziende che hanno cose di qualità buone, e che tu puoi venire col tuo barattolino, lo pesi, facciamo la tara e vieni e lo riempi. Quindi eviti di portare a casa plastica e carta. Bello. E queste sono tutte le erbe. Queste qui sono tutte le erbe. E con la farina, e con questa farina cosa si fa? Queste farine ci sono. Là c'è l'angolo per anche chi ha problemi di glutine, non dico di celiachia vera e propria, però abbiamo l'angolo senza glutine, quindi la farina taragna, il grano saraceno. Il grano saraceno. Esatto. Cioè questo è un negozio di una volta praticamente. Esatto, l'idea è venuta dal negozio, dalla bar della pioggia. Sesamo nero. Perché farina, sì. Ma al bar della pioggia, semi di zucca. Infatti noi ci siamo andati per tanti anni. Sai che cosa? Farina di nocciole. Farina di nocciole del Piemonte. Cioè? Come si fa con la farina di nocciole? Vabbè, torte, biscotti, è buonissimo. La farina di nocciole va per dei preparati. Sai qual è il problema? Non è solo il problema dello sfuso. No. Il problema è che la gente non sa cosa fare con questa roba. Allora, partiamo da un principio, come dice mio marito, visto che abbiamo anche la bottega di fronte che è di ortofrutta. Adesso nessuno ha più voglia di cucinare, soprattutto dopo questi 2 anni di Covid. La gente non cucina più perché si sono abituati a ordinare le cose che venivano a casa già pronte, quindi pizze, cose di kebab, eccetera. Quindi la gente non cucina più. Noi adesso vendiamo più frutta che non verdura. Già si era capito, come anche nei grandi supermercati, che la gente compra le verdure già lavate per non faticare, perché non c'è tempo. Il problema, secondo me, adesso in questo momento è proprio il tempo. Cioè, per me è bellissimo cucinare, è una tradizione, io mi diverto e amo cucinare, ma invece per tanti è faticoso e non hanno il tempo, forse la voglia di farlo. Mentre secondo me l'energia del cucinare non va persa. Già anche gli egiziani dicevano che andava cucinato col bastone, col legno dentro le terracotte. C'ha tutta un'energia il cibo cucinato. E io ho una mamma che mi ha sempre cucinato le cose e mi ha insegnato a cucinare, quindi io adoro farlo, soprattutto verdure. Quindi, no, ma hai ragione, solo che io credo che veramente le persone, ad esempio, musli di vari tipi. Un'altra azienda che con curcuma, curry. Si chiama Menù, questa azienda qua, ed è un'azienda che fornisce anche i grandi alberghi, i grandi ristoranti. E questi musli sono buonissimi perché sono proprio con cereali e anche legumi. Ci sono a colazione. Cioè, io ci faccio anche dei dolci con questo mischiato con le uova, viene interessante la miscela. Poi vedi il grano, c'è il grano duro col miele, quindi sono tutte cose. Il grano duro soffiato al miele. Musli croccanti, porri, patate, fiocchi, pomodori secchi. I pomodori secchi sono buonissimi. Quelli li puoi, io non so voi, ma io li cucino. Cioè li trito nella pasta e vengono buonissimi, ma se no io li metto sott'olio
mettendo l'origano, c'è un origano buonissimo siciliano qua. Origano mediterraneo, questo, sì. Mettendoci origano, aglio, metto anche delle volte una foglia d'alloro e poi prepari i pomodori secchi, li metti sotto olio e dopo un mesetto o due li mangi, sono buonissimi. Poi qua invece ci sono tutti, vedi. Cos'è? Ma quanta roba c'hai? Allora, invece c'è fagioli, ceci lisci. Un altro musli al cioccolato e mais di un'altra azienda italiana, buonissima. Dov'è il musli al cioccolato e mais? Si chiama Sala Cereali, questa azienda qua, buonissima. Ma dov'è sto musli? Qua a sinistra, guarda, il primo. Ciocco musli, vedi? Ciocco, ecco, e questo cosa si fa? Si fa così? Sì, bisogna erogare, tirarlo giù, se non c'è un sacchetto da assaggiare, buonissimo. Ah. E poi, ci sono i vari fagioli, invece poi, qui c'è tutto l'ambiente, tè, tisane, così. Tè, tisane. Invece lì il degardo. Biscotti cocco grano saraceno, biscotti al limone, ravioli senza glutine, biscotti di Hildegarda, che fra l'altro sono fantastici i biscotti di Hildegarda. Panettoncino, gocce di cioccolato, questa roba abbastanza normale. Qui cos'è? Ah, le tisane qui. Qui ci sono proprio delle scuse. Diciamo di taglio da erboristeria, mentre là ci sono anche delle tisane specifiche che fa proprio questa azienda che ti dicevo. Ma questa è tutta sfusa, questa però. Che prepara anche quelle di Hildegarda. Ciliegie senza glutine. Se vuoi tirare fuori una di quelle di Hildegarda, la farò vedere. Qual è quella di Hildegarda? Ah, là. Sì, tirare fuori una così. E queste? Queste sono le ottave che ti chiedono tutti dopo l'intervista. Esatto. Queste qui. Andate con calma. Allora dovete sapere che queste sono quelle di Hildegarda, vedi? Che sono 5 miscele diverse, c'è vitalità, c'è equilibrio, c'è il digiuno, c'è quella per le donne. Perché? Perché anche noi donne siamo lunatiche, suscettibili, abbiamo problemi a livello ormonale, quindi chi con il ciclo, chi con invece problemi anche di menopausa, quindi è una tisana che a quanto pare Hildegarda aveva pensato per le donne. Ma com'è che se tutti parlano di Hildegarda adesso? Tutti parlano di Hildegarda perché ci ha chiamato in tanti. Ecco, fratto, tu hai detto che... Come lei, Antonietta, no? Lei ha detto... Lei ti diceva che dovevi cercare me. Sì, io avevo nell'orecchio questa cosa continua che diceva chiama Red Ronnie. E io cominciai a scriverti delle mail. E io non t'ho cagato. No, non mi hai cagato, è normale, hai fatto bene, perché immagino quanto ti abbiamo scritto. Cioè, no. E quindi io scrivevo, ma sono una musicista, ho bisogno di parlarti, ti devo dire, eccetera. E poi è capitato che, non è mai un caso, che ho conosciuto Antonietta che ha sognato Hildegarda e che e come fatto così è arrivata qua. L'Antonietta l'ho conosciuta tramite Gil, che è un cuoco italo-francese, Gil Casaburi, si chiama Casaburi di cognome, ed è marchigiano, che è stato tanto in Francia, che ha la mamma sepolta nel cimitero di Hildegarda. E c'è un contatto con la Germania, insomma, e lui vide un mio volantino già di 10 anni fa dove io parlavo del metodo Scrinium, che è quel metodo di cui ti devo parlare ancora, che è un metodo di scrittura. Io ho cominciato prima con quello e dopo 10 anni sono arrivata da Dileo invece a fare le acque delle varie ottave. Prima io ho fatto il metodo Scrinium, che è un metodo di scrittura, cioè tu devi scrivere quello che desideri nel qui e ora. Lo faremo, non dirlo esatto, adesso, basta. Lo faremo perché... Esatto, e comunque da lì vengono estrapolate. No, diciamo, teniamo però, segreto. Però, vedi, adesso tu capisci... No, perché... arriva un altro boom, io no. Non so come gestire. Esatto, non sai come gestire, perché adesso tu capisci perché non t'ho cagato, non t'ho risposto. Esatto. Lo capisci adesso? Perché dopo non so più come gestire. Aiutatemi, non dormo più giorno e notte a scrivere a tutti, a rispondere. No, perché poi a me piace rispondere alle persone, no, per me le persone sono importanti. Come dopo che ho pubblicato l'intervista, cosa è successo? È successo, mi state cercando nel bar, nel negozio di ortofrutta. Che è qui di fronte. Da mia sorella che gestisce la nostra accademia Arcanto. Poi io, avendo fatto anni fa il collegio 4 con la RAI, ero già conosciuta come personaggio, diciamo... buffo, che è uscito da come insegnante del collegio che faceva l'insegnante di musica. Sì, quindi sta cercando, ma sta cercando dall'America, dappertutto. Dappertutto. Il problema è che non so più, perché io con due telefoni, uno dall'associazione e l'altro, Facebook, insomma, mi state cercando dappertutto. Aiutatemi, pazienza. Tanto tu rispondi a tutti.
Prima o poi arrivo. No, gli ho detto, mi dobbiamo sono comprata un quaderno così e sto tenendo tutti i dati di tutti e per rispondervi anche solo a mandare la musica, perché io ribadisco che non chiedo un onorario, ci tengo a dirla questa cosa. Non chiedo un onorario perché per me è stata una missione questa, quindi io faccio come dire, un'offerta libera se uno vuole, ma il tempo cerco di dedicarlo a tutti. Il problema è che io insegno musica, dirigo un coro, faccio tante cose a livello musicale, quindi ho il tempo che ho. Se fossero delle giornate di 72 ore sarebbe meglio, insomma. Bene, bene. In questo momento dove siamo noi? In questo momento siamo a Dispensa Palazzo Colonna, che come dicevo ho aperto a gennaio dell'anno scorso, quindi il 30 gennaio facciamo un anno, che chiamammo Dispensa Palazzo Colonna. Poi io cercai un santo che mi piaceva per l'inaugurazione, vado a cercare una domenica giusta e trovo Santa Martina che dispensa farina. A quel punto abbiamo deciso il 30 di gennaio di aprire, che eravamo ancora con i fili di fuori, ma c'era, abbiamo fatto tutto noi, perché insomma, i costi erano talmente elevati di tutto, per cui... Il paese è San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna. Tra l'altro c'è anche il treno che si ferma qui vicino, se uno vuol venire in treno. Anzi, questo palazzo è un palazzo che è nella guida turistica di Bologna. Vengono tantissimi stranieri a vedere, perché è uno dei palazzi gotici forse più grande in assoluto e ha ancora le finestrine da fuori proprio di stile gotico, ed era un palazzo della meta dei Colonna di Roma, e quindi ha una storia. Viaggiavano da Roma, papi, abbiamo Done Colonna, che ho voluto mettere, che non sappiamo se è passato di qua lui, però mi piaceva la foto, l'ho messa. E l'ultimo invece che ha abitato qui era questo signore, abitato, passato di qua, che è... eccolo qua, Pietro Carlo Colonna Panfili. E io, guarda caso, prima dell'inaugurazione, apro il computer per cercare dati, eccetera, e ho trovato l'unica lettera autentica, che è del 1767, del 18 luglio. Altro caso, vogliamo chiamarlo? Uno dei miei testi, che si chiamava Clessidra, di quelli arrivati, parlava del 18 luglio del 1864, proprio il 18 luglio. E quindi questo è bellissimo, vedi? Vedi come venivano chiuse? Certo, con il sigillo. E quindi l'ho tenuto caro, insomma. Però... questo è anche un normale bar, attenzione. È un normale bar. Anzi, funziona il bar. Sì, perché Kim è molto bravo con gli aperitivi, eccetera. E io invece sono quella delle tisane, delle cose naturali. Ma c'è dappertutto, pepe rosa, pepe macinato, sale rosa, sale nero. Mamma mia. Biscotti di Hildegarda. Ciao Giovanna! Grazie a tutti, ciao, grazie a voi!